Allora, ragazzi, oggi parleremo di un argomento molto importante, quello delle donne al lavoro. Purtroppo in Italia è ancora molto difficile per le donne e padri iniziare un progetto di famiglia senza dover rinunciare a nulla, di sentirsi tutelati e rispettati pienamente. Questo è ancora peggio per le mamme lavoratrici perché tante sono costrette a diventare madri sempre più tardi. Sono costrette a rinunciare alla loro carriera professionale, devono ancora scegliere tra lavoro e impegni familiari. Inoltre, molte donne, una volta rimaste incinte, subiscono discriminazione sul lavoro, fanno fatica insieme ai loro compagni ad usufruire di diritti e delle tutele previste dalla legge una volta che hanno un figlio. In questo video vedremo 7 diritti che possono usufruire le mamme lavoratrici una volta incinta. Jingle. Bentornati sulla minuta fiscale di Radio Camite. Please like and share the video to support the initiative. Immigrazione, fiscalità, stranieri, lavoro, famiglie e studenti fanno parte del nostro pane quotidiano. Dai, clicca sulla campanella per non mancare i nostri prossimi video. Partiamo subito con il primo diritto per le mamme lavoratrici. Diritto 1. Astensione anticipata di maternità. La domanda va fatta qualora ci sono situazioni di lavoro pregiudizievoli, mettendo a rischio la futura mamma o il bambino. Può essere prescritta dal medico di base o dal medico di lavoro, dal primo giorno di accertata gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria di maternità. Diritto 2. 5 mesi di astensione obbligatoria di maternità. Generalmente può essere usufruito 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. È anche flessibile perché potete chiedere 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo, addirittura fino a 5 mesi dopo il parto. Ovviamente concordato e validato dal vostro medico. Puoi fare direttamente la domanda dal sito dell'INPS collegandoti con il tuo SPID o PIN di accesso. Ricordati, noi ti possiamo anche aiutare ad inviare la tua richiesta in quanto siamo affiliati al CAF Tutela Fiscale del Contribuente e CAF Torino Servizi. Quindi offriamo servizi di assistenza fiscale per calcolare i tuoi ISEE, i tuoi 730, per compilare i kit per la richiesta del permesso di soggiorno e tante pratiche rivolte alla pubblica amministrazione. In descrizione a questo video hai i nostri contatti, quindi non esitare a contattarci. Diritto 3. Astensione posticipata di maternità che può arrivare fino a 7 mesi dopo il parto, ovvero dopo il periodo di astensione obbligatoria di maternità. Anche qua viene fatta qualora ci sono situazioni di lavoro pregiudizievoli, mettendo a rischio la futura mamma o il bambino. Per quanto riguarda la retribuzione di questi primi 3 diritti, l'importo è pari all'80% della retribuzione mensile che la lavoratrice avrebbe normalmente percepito. Diritto 4. Il congedo parentale che può essere richiesta in coda all'astensione posticipata di maternità. È un'astensione facoltativa al lavoro che può essere richiesta per un periodo di massimo 10 mesi nei primi 12 anni di vita del bambino. Anche i padri lavoratrici possono chiedere il congedo parentale. Attenzione però alla retribuzione che è pari solo al 30% dello stipendio mensile che la lavoratrice avrebbe percepito. Diritto 5. Permessi di riposo. Per le mamme lavoratrici dipendenti sono previsti dei periodi di riposo per l'allattamento e in caso di handicap gravi del proprio figlio. Diritto 6. Congedo per malattia del figlio. I genitori hanno diritto, no, ad astenersi al lavoro per tutta la durata della malattia del figlio, fino ai suoi 3 anni. Dai 3 anni a 8 anni del figlio, l'astensione è di massimo 5 giorni all'anno. Attenzione, il congedo per malattia del figlio non è retribuito. Diritto 7. Più che un diritto, è un sostegno economico.
alle famiglie. Si tratta dell'assegno unico figli. È un sostegno economico ai genitori che hanno dei figli, ovviamente. L'importo varia a seconda del valore dell'ISEE, dai 50 euro al mese fino a 200 euro per ogni figlio, e va fino ai 18 anni del de figlio, è prorogabile fino ai 21 anni a seconda dei casi. Questi importi possono anche variare se il figlio o i figli presentano degli handicap. Ricordati, ci sono anche altri sostegni alle famiglie, tipo i bonus asilo nido, la social card, la carta acquisti, assegno di maternità dei comuni per mamme disoccupate, i bonus bollette, eccetera, eccetera. Ci sono alcuni video fatti su questo bonus nel nostro canale, quindi non esitare a farci un giro se non li avevi ancora guardati. Ora ci fermiamo qui con questo argomento. Ricordati, tutti questi diritti possono essere richiesti direttamente sulla piattaforma dell'INPS e è molto fondamentale anche calcolare i suoi ISEE per alcuni diciamo sostegni economici per chi ha dei bambini. In ogni caso, non esitare a contattare Radio Kamit per essere tranquilli nelle vostre richieste. Dimmi cosa ne pensi di questo video nei commenti, magari faremo un altro video se gli argomenti sono molto interessanti. Grazie per il tuo tempo, please like and share the video. Ti vediamo la settimana prossima per un altro video. Ciao!